mercato potrete rispondere a quel progetto per poter presentare il piano al portale di Cloudinvest, ed è l'unico modo. Andiamo ancora avanti, poi andiamo a fare una preparazione di una campagna. Voi come azienda cosa avete fatto? Avete aperto, avete sollevato la serranda e avete iniziato a vendere o a proporre i vostri servizi? Però che cosa hai fatto? Ne avrei parlato. Ok, quindi parlare significa fare pubblicità, significa fare rete. Oggi si dice mi affido a chi fa il marketing, a chi fa un po' di attività di SEO, chi fa tante altre cose. Ma nel periodo comunque lui dice ho aperto la mia impresa e ho cominciato a parlarne con tutti. Quindi questo vuol dire fare pubblicità. Oggi la pubblicità è diversa, c'è la televisione, ci sono diversi mezzi, ci sono i vari telefonini, abbiamo tantissime strutture. Però è fondamentale per fare una campagna di equity crowdfunding, quindi finanziamento tramite i privati, andare a fare una pubblicità della propria azienda. Quindi qui andiamo a creare nel mercato la base per dire qual è il mio brand, chi sono, sono conosciuto, non mi conosce nessuno, chi sono i vostri follower, a parte i parenti, a volte neanche. Ok, a volte facciamo stare. Lo so che funziona così. Però è questo, qui si va avanti, quindi la campagna si mette poi all'interno della piattaforma e si fa attendere, quindi la gente dice che cos'è questo progetto? Chi l'ha fatto? Che cos'è? Quindi c'è questa attesa, e lì si fa storytelling, senza il quale non si può andare avanti, bisogna raccontarlo perché. E il perché poi piace, perché la gente gli piace parlare, a me tanto, mamma mia. E quindi gli investitori cominciano a dire voglio sottoscrivere, voglio esserci anch'io. Perché dovrebbero investire in un progetto vostro? Gli investitori, perché? I motivi possono essere veramente tanti, tantissimi. Uno, perché mi posso fare, perché voglio farmi vedere che io ho investito in quell'azienda, oppure per poter dire oh, quel ristorante è mio, ti invito al mio ristorante. Magari hai lo 0,02% dell'azienda, perché è questo che hai, però è il mio ristorante. E poi andiamo a pubblicare la campagna online e gli investitori cominciano a mettere chiaramente i soldi dentro. I soldi sono disponibili solo dopo che si va a raggiungere un budget prefissato, quindi il goal, che è fondamentale per l'azienda per poter crescere, per poter ritirare questi soldi. Altrimenti, se non si raggiunge, ritornano ai proprietari. E qui c'è il controllo consop, quindi c'è il controllo di un ente terzo che fa le verifiche effettive che le cose vengono fatte bene. Quindi questa è una metodologia che noi andiamo a utilizzare. E sino ad oggi è andato molto bene, perché poi si vanno a svincolare i soldi e questi diventano soldi dell'azienda, si fa un atto notarile, si verificano le cose e si porta avanti tutto. Bisogna essere un SRL, chiaramente, quindi se anche ci sono associazioni che dicono sì, ma come possiamo fare? Vi aiutiamo noi, si crea l'SRL e poi facciamo un'attività insieme, affiancata all'associazione. Dipende da quello, dipende se lo stiamo andando a creare, diciamo così, come scatola per lavorare, per poter fare un po' di attività, andiamo dai 2.500 euro ai 10.000, ai 15.000, dipende poi se il capitale è veramente versato, se è al 25%, se valutiamo, se c'è un range comunque, poi c'è il commercialista che ha un costo, in Italia che ha un altro costo, e quindi bisogna... però comunque stiamo accanto all'imprenditore per farlo crescere. Ecco, questo è quello che noi andiamo a fare sempre. Quindi noi siamo qua per aiutarvi, per farvi crescere. Il business per noi è importante, ma solo per voi. Intanto grazie e una buona serata. Allora, grazie per dare un po' di sano pragmatismo alla nostra scatola dei sogni. Riprendiamo dalla scatola dei sogni. A questo proposito volevo comunque ringraziare Mario Mariani che ci sta riprendendo, il nostro regista di stasera. Grazie. È il vicepresidente del festival, quindi come voi vedete il festival poi è nella parte pratica, è sempre al pezzo operativamente. Si è aggiunta sulla mia destra, non volevo omettere un ringraziamento a Chiara Gori che è la nostra magnifica consigliera della scorsa edizione, della scorsa legislatura, ma qui vedete sempre al pezzo con noi. E poi dalla parte di qua io riparto da un'altra, con
imprenditore dei sogni rappresentato da Natascia Bonacci, perché in queste notti io vi sto leggendo il suo nuovo lungometraggio. Quindi grazie intanto Natascia della tua presenza. Ora parliamo solo degli argomenti che sono sul tavolo, però do la parola prima a te, perché accanto ai due tuoi complici storici, l'attrice Martina Di Fazio e il noto direttore della fotografia, ma anche filmmaker e operatore, Emanuele Marcozzo, che è anche il nostro nuovo membro del consiglio di amministrazione della Ferrari. Io sarò brevissima. Quando Marcello mi disse che il festival non era soltanto un premio, io all'epoca non riuscivo a capire cosa ci fosse dietro. E poi invece è una macchina da guerra, perché alla fine dà tantissime opportunità. Io non so, l'ho vinto l'anno scorso, ma sono entrata in questa macchina insieme ad Alessandra, che grazie per la fiducia che mi hai dato, per contribuire, per fare questi meravigliosi video e portare l'Italia in tutto il mondo, no? Okay. Però senza Martina Di Fazio e il suo occhio, che comunque è stato, Manuele, è stato proprio veramente, no? Eccezionale, tutta questa cosa non sarebbe potuta esistere. Quindi Marcello, davanti al pubblico, posso chiedere scusa, cioè, perché non avevo capito che cosa ci fosse dietro questo premio, perché quindi secondo me è solo un premio, oggi l'ho capito e ti ringrazio pubblicamente. Grazie Marcello. Pelliniana la definirei, perché è stata girata con un giorno, con la follia. Sì. Un giorno qui fuori a prendere comparse in giro, anzi i bambini, che è ancora peggio, perché che avete figli, no? Queste ragazze qui delle boutique, avete figli, ti servono bambini, ok? No, è stata veramente una bella esperienza, e poi lavorare con gioia, con professionisti, è tutto molto semplice, quindi ti ringrazio Alessandra, grazie Marcello, Natascia grazie come sempre. E lei mi fa: non ti preoccupare, 2-3 giorni.
Io che sono 4 giorni non mi prendo lavoro, sono lavori da mezz'ora. Quindi Wedding Deal è stato veramente un progetto difficoltoso da portare avanti, però è stata una delle soddisfazioni più grandi della nostra vita, perché girare in 5 ore con tutta un'organizzazione comunque fatta al momento non è stata una cosa semplice, così come non è stata semplice nel montaggio. E il mio lavoro, che io lavoro nel settore dei matrimoni, quindi ho a che fare tutti i giorni con le emozioni. Quindi il loro progetto, tra virgolette, che una base anche politica, doveva poi avere un'anima, e quindi ho cercato di portare avanti quello che sono i miei ideali, perché forse oggi uno dei sentimenti più belli è quello della creazione della famiglia, che purtroppo stiamo perdendo. Quindi credo che il mio lavoro deve essere dimostrazione che questo esiste e deve andare avanti. E quindi l'idea mia era di portare quello che io vivo ogni giorno dentro e fuori all'interno di questo progetto. Allora, la testimonianza che è stata data a questo tavolo è semplicemente di un lavoro in comune che è scaturito, devo dire, anche in questo caso grazie a Federmet, perché questo tavolo si è conosciuto grazie a Federmet. E è andato oltre quella capacità che abbiamo di generare valore che non è solo economico, è umano e è anche un lavoro di team, di squadra, quindi abbiamo unito queste squadre. La squadra del MISP in questo momento consta di circa 85-90 persone, che non vedrete mai tutte insieme, difficilissimo anche per me riunirle tutte, di solito accade qualche miracolo durante il festival, ma le persone che stanno in giro per il mondo e che fanno il festival non le vediamo mai insieme. Dietro ci sono delle professionalità incredibili, il professor Alfonso Palazzolo, Università Re Juan Carlos di Madrid, che è un comunicatore dello Stato spagnolo, il professor Antonio Costa Valente, sono tutti accademici quelli che cito, sono componenti della nostra squadra, e così altri che non vi faccio un lungo elenco, perché poi se no non manterrei la parola data a Serena. Io ero famoso per i miei interventi sopra 45 minuti, in questa nuova edizione ho detto massimo 8 minuti, ovviamente sforo perché non faccio pezzettini. Ecco, cortometraggio, quindi anche il film che abbiamo fatto con Mario Pio Montecatini, girato Pio Montecatini Le Devianze, in questo caso, come voi avete visto, ogni soggetto, ogni rappresentazione drammaturgica nasce sempre da una persona che ha delle idee. Una volta è Mario, una volta è Natascia, una volta è Martina, una volta è Emanuele Capozzo, una volta sono io, nel caso di Galileo Chini, di Alessandro abbiamo già detto. Ora, noi avevamo un problema. Il problema era che avevamo troppe idee e non avevamo i soldi. Per fortuna io ho conosciuto Davide Lugrano, che ha sopperito a questa carenza economica e si è preso lui il carico di essere cofinanziatore dei nostri progetti. Siccome noi abbiamo anche al nostro tavolo una magnifica moderatrice che era l'ultimo nostro panel, che ho però piacere di coinvolgere perché è una carissima amica, voglio semplicemente chiedere alla nostra cara amica e attrice insieme a me della Federmap di intervenire su questi temi. Voglio anche riconoscere a Emanuele Capozzo una capacità incredibile di fare una sintesi fra le aspettative e ciò che viene realizzato. È la prima volta in vita mia che mi capita, per cui il fatto di dire, come è successo oggi, dice mi serve per il giorno 16 un teaser riferito alla figura mitologica quasi di Galileo Chini, è reale, ma insomma accadeva 150 anni fa, lui mi ha detto, ma certo posso fare io? Certamente sì, perché quello che fa Emanuele è sempre la sintesi di quello che noi cerchiamo.
Marcello per passarmi la parola, ma io dopo di voi non ho tanto da aggiungere se non l'aver lavorato insieme, quindi aver sperimentato in prima persona quello che significa fare rete da una parte, perché anche se non ci siamo strutturati sulla carta abbiamo fatto rete tra professionisti, e questa è stata la prova che quando siamo professionisti formati e che si lavora sul campo da tanti anni, si lavora bene insieme, non ci sono contrasti, ci si confronta e si può imparare gli uni dagli altri. Quindi in questo progetto The Wedding Tale abbiamo fatto rete, è stato bello lavorare insieme, è stato bello lavorare qui ed essere qui oggi tornati nel luogo del delitto, perché ci sembrava un po', diciamo, sulla carta è un giorno solo, se girare tutte queste cose, ero un po' preoccupata, però ho detto vabbè, andiamo, facciamo questo allestimento luci, portiamo la musica, qualcosa verrà fuori. È venuto fuori un bellissimo progetto, per cui grazie a tutti i partner, e mi fa veramente un immenso piacere essere parte di questa, essere stata parte di questa squadra, ma insomma essere parte di questa squadra anche in futuro, perché Alessandra, se avrà voglia, che io ci sono, mi può coinvolgere e ben volentieri. Quindi questo è stato un progetto molto importante anche nell'ottica della comunicazione del settore. Che si è per la prima volta riunita, che ha cercato di fare squadra in qualche modo attorno ad un nome, che è nato così, Federmap, e che ancora sta investendo nel comunicare all'esterno quella che è veramente il lavoro dei professionisti all'interno di questa filiera, e che questo piccolo progetto, che poi tanto piccolo non è stato, un grande progetto che si è concretizzato in un cortometraggio, è un grande passo nella comunicazione esterna di quello che è il lavoro di questo comparto. E qui un primo importante inizio che troverà seguito. Marcello parlava del progetto di creare un nuovo corto nel Comune di Sovereto, e quindi questo si andrà ad unire al progetto insieme al messo in atto insieme all'amministrazione del Comune di Sovereto, e anche questa sarà una cosa non solo estremamente interessante ma molto importante per Federmap a livello nazionale, che rappresenterà proprio il progetto pilota per poi replicare questa esperienza e questo tipo di comunicazione in tutta Italia. Marcello, grazie per averci comunque coinvolto in questa avventura, perché se siamo anche all'interno del BISP è grazie a te, e insomma, oggi ci siamo un po' scontrati, non trovati d'accordo, insomma 3 anni di Peter perché sono stati, lo possiamo dire, non solo rose e fiori, perché non è vero, Serena ha fatto una bella espressione esaustiva, ma anche Giorgio che ci guarda bene. Dalla terza fila può confermare che Claudia, Roseli, Daniele, insomma ci sono stati momenti di confronto che però ci hanno aiutato a crescere, perché si può anche discutere, litigare, però quello che è importante è crescere, continuare a formarsi. Quindi ben vengano questi progetti, e più ce ne saranno meglio sarà. Una cosa che voglio introdurre, ma magari potete parlare meglio voi, è il premio Federmap proprio per il Best Short Film, e anche questa è una novità perché finora non c'è mai stato, è un'idea di Federmap, un'idea che si concretizzerà, Marcello, nel prossimo festival, quindi a ottobre, per le date che hai detto prima, giusto? Sì, tra l'altro grazie di averlo ricordato con puntualità, il fatto di poter fare un premio internazionale che era accaduto qualche tempo fa a Roma, ma erano episodi che non avevano niente a che fare con una storia lunga di un festival. Il vantaggio di fare rete, Chiara, è proprio mettere qualcosa di nuovo all'interno di un contenitore che ha già tanto tempo. Il contenitore che ha molto tempo era inteso come un contenitore molto serioso, nel senso i contenuti
concetto nuovo di fare rete, fare rete come facciamo noi in Federm, fare rete anche per associarsi su progetti specifici, è molto molto importante. Quindi credo che dal 16 fino al 22 di ottobre noi potremo vedere veramente un premio internazionale all'interno di un festival veramente internazionale, che ha già dei collegamenti internazionali. Ripeto volontariamente la parola internazionale diverse volte, perché quando sono entrato nell'APT fiorentina e pratese, in quel momento ricordo che le province erano unite, la parola internazionalizzazione nel 95 era ancora provincia di Prato e Firenze unite, però dicevo la parola internazionalizzazione, questo mi permetto di insistere, ma solo perché l'ho fatto questo mandato della APT. L'APT governava su tutte e due le province. Volevo solo ricordare che la parola internazionalizzazione, affinché non sia una cosa vuota, per essere concreta deve essere vera. Il fatto di poter presentare dei progetti nel mondo avviene semplicemente perché te il mondo ce l'hai già lì a disposizione. Quindi l'unico vantaggio che Federmap, o il più grande vantaggio che Federmap può avere nel fare un premio volontariamente di ambedue le associazioni, volontariamente perché aggiunge valore, come stavo dicendo, è proprio quello di unire glamour, capacità di girare film come ha dimostrato Emanuele Capuozzo e la sua squadra, e di portarlo in giro in tutto il mondo grazie a questa introduzione in un festival già esistente e che deve le sue origini a una donna eccezionale come era Mary Pickford nel 1926. Poi diventa la fidanzata d'America e diventa un'icona del cinema internazionale, socia di Charlie Chaplin. Scusate, come questo accadeva nel 1926, è un bel omaggio a una donna moderna di quel tempo che è arrivata fino ad oggi. Io avrei finito.